Cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Dolomiti, rivista di cultura ed attualità della provincia di Belluno. In prima di copertina una bella foto dal Passo Duran con la chiesetta degli Alpini. Come sempre in ogni numero, il direttore Don Sergio Sacco presenta con una parola un po' la sintesi di quelli che sono i sostanziosi contenuti del, della rivista. Fa riferimento questa volta a una scritta su un, un gran turismo, un, una corriera, sì, un autobus, provare la differenza, parla di questa differenza che eh, si addice anche alla rivista Dolomiti. L'intendimento di questa rivista è infatti offrire sempre qualcosa che sia originale e non di mera compilazione e anche in questo numero possiamo riconoscere questa originalità nell'approfondimento dei vari temi che vengono proposti e che adesso andiamo a vedere. Viene presentata Giovanna Zangrandi, Una vita per la libertà, è una scrittrice che si distingue nella narrativa italiana del Novecento. Giovanna Zangrandi viene presentata la sua vita, nata a Bologna, in una zona di Bologna nel 1910, eh, rimasta senza i genitori, si porta poi nel 1937 eh, in Cadore dove scrive, insegna, entra anche nella lotta partigiana prestando il suo servizio e eh, continua a scrivere e viene ricordata in questo articolo. Claudio Centa, responsabile degli archivi diocesani, Don Claudio Centa, presenta un interessante articolo, l'unione delle diocesi di Belluno e di Feltre all'inizio dell'Ottocento. Ecco, molti degli ascoltatori ricordano il provvedimento del 1986 con la riduzione delle, del numero delle diocesi italiane e l'unione tra eh, delle due diocesi di Belluno Feltre, eh, dopo 167 anni vengono in qualche maniera soppresse e viene fondata la nuova diocesi di Belluno Feltre. Ma qui parla della realtà in cui le diocesi erano ben distinte, ma eh, dalla santa sede, prima che dall'autorità anche eh, nazionale austriaca, erano state unite in modo uguale, cioè due diocesi, viene fatto un resoconto, 1816, di questo cammino di unione con alterne vicende, con sottolineature di chi è più importante e di chi meno, con degli aggiustamenti fino all'ultimo periodo con la residenza dei vescovi. Sei mesi, sei mesi da una parte e dall'altra, Belluno e Feltre, con le strutture diocesane presenti in maniera uguale nelle due diocesi, ognuna con la sua curia, con i suoi uffici, con il tribunale e quant'altro, fino al momento della unione delle due diocesi in un'unica realtà, Belluno e Feltre approfondito articolo che vale la pena di leggere per conoscere la storia e anche la, gli antefatti di questa realtà che stiamo vivendo. Rivista ai giornali bellunesi e feltrini nel cinquantennio 1866-1915, un interessante excursus di Miria Conti, un approfondimento, vengono citate 23 testate, gli anni della loro pubblicazione e eh, notiamo come eh, dal 1909 ad oggi l'unica testata che continua il suo servizio alla popolazione è l'amico del popolo. Eh, viene poi data anche conto di come le notizie sulla provincia vengono riportate da giornali e riviste regionali e nazionali, interessante articolo. La montagna ci vuole lentezza con la bellezza, eh, un omaggio a. Uh, un avvocato, scrittore, eh, giurista Ivone Cacciavillani, omaggio della rivista Dolomiti alla memoria dell'avvocato. 1932, 17 febbraio 2021, 88 anni, è concluso la sua vita. Eh, da noi è stato eh, considerato soprattutto per la, gli approfondimenti riguardo all'istituto regoliero che lui ha eh, sostenuto e appoggiato con i suoi studi, i suoi commenti, spesse volte anche sentito eh, come conferenziere nella nostra realtà. Il popolo dei populisti e il suo capo, una riflessione su questa parola in questo periodo molto richiamata e sottolineata, una figura lontana da noi ma significativa, Giuseppe Zeni e Pace alpina di Molveno. Il giornale passa poi a parlare del Parlamento europeo, funzione legislativa e recepimento di Paesi membri, anche questo sempre interessante e di attualità. Eh, rischi e opportunità delle attuali tecnologie comunicative con le fake news, anche di queste si parla molto. Ecco, il giornale presenta poi due libri interessanti, Famiglie nobili di Belluno e Famiglie cittadinesche di Belluno. Abbiamo visto Dolomiti, rivista di cultura e attualità della provincia di Belluno. 365 giorni, edizione 2022 report attività del 2021 è una rivista che esce a cura dell'associazione Gruppi Insieme. Si può, organizzazione non governativa. La lettera di presentazione parla di questa realtà che viene documentata dalla rivista, dal giornale, 32 paesi del mondo, 128 grandi e piccoli progetti, interessanti sia la realtà locale che soprattutto eh, internazionale. Insieme, impegno, insieme una grande squadra e anche in quest'anno insieme non eh, ci si ferma. Un particolare impegno per quest'anno viene sottolineato, 3.600 bambini ugandesi. Eh, che vengono aiutati per eh, superare quelle piaghe che sono eh, la fame, la, la siccità e la povertà che distingue questo periodo anche questi bambini. Insieme si può l'identità e il cuore, viene presentato chi è, eh, chi è questa associazione, donne, uomini e bambini. Mille persone, sessantina di gruppi di adulti e di bambini, i bambini fanno parte di gruppi chiamati Colibri. Poi c'è la data di nascita di questa associazione fondata da Pier Giorgio Darold, 1983, eh, al fianco delle necessità degli ultimi, vicini e lontani, ogni giorno 365 giorni all'anno. Sappiamo che insieme si può costruire un mondo migliore. Ecco, eh, L'articolo di fondo iniziale è proprio di Piergiorgio Darold, sospirolese, e eh, riflette su un impegno a 365 gradi. Sappiamo che la definizione precisa è 360 gradi. Dice che questi 5 in più vengono a coinvolgere quella realtà che. Eh, Insiste nel nostro impegno tutti i giorni dell'anno, quindi 365, quindi con l'indicazione di questo numero. Eh, l'impegno in Madagascar, l'impegno in Uganda e soprattutto, sottolinea Pier Giorgio, la provvidenza fonte costante eh, del nostro aiuto. Vengono dati alcuni numeri significativi, 32 paesi, 128 progetti, 1000 persone, 140... Toon Partner, 1.935 bambini sostenuti a distanza, 2.025 donne supportate nella ricerca della pari opportunità, 83 scuole, 53 scuole sostenute nel mondo, 79 interventi legati alla fornitura dell'acqua, 21 progetti di promozione ambientale, 133 famiglie sostenute in provincia di Belluno, incontri di formazione 135 e eh, 128.497 kg di cibo latte in polvere distribuiti, numeri significativi. Una cartina geografica dà il quadro degli interventi nei vari paesi che poi vengono dettagliati nelle pagine seguenti Asia, America Latina, Europa. Eh, il nostro aiuto raggiunge, qui vengono presentati i continenti, Investito per e viene dato conto delle attività e poi eh, chi eh, sostiene. Settori di intervento, e qui in calce viene richiamato il sostegno a distanza, viene richiamata l'infanzia, a cui viene dato un aiuto preciso per il sostentamento, cibo e sicurezza alimentare, l'acqua con un'attività che da decenni caratterizza l'intervento dell'associazione, soprattutto in Africa, la perforazione di nuovi pozzi e la manutenzione dei pozzi esistenti, cisterne per il recupero dell'acqua piovana. Istruzione, elemento importante, sviluppo umano per la formazione delle persone dove insieme si può, agisce per il bene delle persone. L'intervento in occasione di emergenza. L'impegno per la salute, sostegno a dispensari medici, costruzione e supporto di strutture sanitarie nei paesi dove queste realtà sono meno presenti. Anche i progetti locali, eh, soprattutto per accogliere e ascoltare persone in difficoltà socio-economiche. Eh, viene richiamato nel 2021 c'è stato lo spostamento di sede da Belluno a Ponte nelle Alpi, zona bivio dove si è potuto acquistare eh, con anche prezzi convenienti una struttura che accoglierà l'organizzazione eh, di base di Insieme si può. Ecco, si continua poi con altre testimonianze dai vari gruppi che fanno riferimento a Insieme si può. Abbiamo visto 365 giorni Reproattività 2021, l'edizione 2022 dei gruppi, associazione gruppi, insieme si può, organizzazione non governativa. Concludiamo con attorno alla torre, giornale della parrocchia di San Lorenzo Martire di Lozo di Cadore, il numero dell'estate 2022, in prima di copertina la eh, commemorazione dei 50 anni. Eh, della morte mh, di un amatissimo e ancora ricordato parroco, eh, Costantini, eh, con una gran con celebrazione qui erano presenti i sacerdoti del Cadore e non solo. Qui viene presentato anche eh, nella copertina l'iniziativa del mese di maggio che anche a Lozzo è stata vissuta intensamente. Ecco qui eh, Don. Pietro Costantini, cinquantesimo della morte avvenuta nel, nel 1972, era stato parroco dal 1931 eh, per 31 anni. Qui vengono presentate anche delle foto che ricordano eh, l'amatissimo parroco. Eh, L'articolo presenta poi, prima, di, prima pagina. Un articolo di fondo, domenica 4 settembre Albino Luciani Papa, Giovanni Paolo I beato, e riferisce quelle notizie che abbiamo abbondantemente sentito in questi giorni. Viene presentata una figura particolare, esempi attuali: Matteo Farina, proclamato venerabile dal Papa, 1990, morto nel 2009 per un tumore cerebrale. E viene dato conto della sua intensa spiritualità e della sua caratteristica. Giornata dello sport presentato dalla Proloco, poi abbiamo un richiamo, le campane hanno un nome, nei grandi campanili delle nostre comunità ogni campana ha il nome, la grande all'Ozzo ha nome Maria Lorenza, la mediana Maria Rosaria e la terza che veniva suonata per avvisare gli scolari dell'inizio dell'ora di scuola, Maria Lauretana, la piccola, il nome di Maria Rocca dal nome di San Rocco. Vengono, viene dato poi conto eh, dei sacerdoti, eh, sia quelli defunti, qui abbiamo il ricordo di Don Pierluigi Piazza, conosciuto all'osso, Don Lino del Favero di Valle di Cadore, eh, che ha servito per tanti anni anche la parrocchia di Calalzo, Don Gigi de Rocco già missionario, viene ricordato Don Francesco Soccol, sono già passati cinque anni dalla sua morte, abbiamo poi il richiamo a nomine recenti, Don Giorgio Aresi, eh, che ha passato degli anni di formazione sacerdotale a eh, Lozo, è nominato parroco a Salce, sostituzione di Don Paolo Cavallini, conosciuto allosso perché è stato l'ultimo capellano di Don Costantini. Viene poi dato conto della, del termine del suo servizio pastorale dopo 19 anni ad Auronzo di Don Renzo Roncada che verrà ad abitare a Limana sostituito da Ezio del Favero di Calalzo, già missionario e parroco a Tambre Tambre Borsoi e Sper dal Pago. In Alpago andrà Lucio Pante, e qui viene presentato il vescovo Pante, fratello di Don Lucio, Virgilio, che ha concluso la sua esperienza di vescovo in Kenya. Il giornale continua poi con altre notizie. Abbiamo visto, attorno alla torre, il giornale della parrocchia di Lozzo di Cadore. Con questo si chiude. La nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.